Salve, miei cari amici e miei fratelli. Facciamo un nuovo video e l'argomento che vorremmo trattare con l'aiuto del Signore è il perdono. Ora, è importante comprendere perché tutti si parla di perdono, molti dicono tu devi perdonare e il Signore pure parla del perdono. L'Apostolo Pietro chiede al Signore: ma quante volte debbo perdonare? E il Signore dice: non ti dico sette volte. E credo che Pietro dice: vabbè, meno male che non mi dice sette volte, ma 70 volte sette. Sta altresì scritto: se il tuo fratello, sbagliando verso di te, viene e ti chiede perdono, perdona. Credo che forse non abbiamo tanto le idee chiare sul perdono. Fratelli cari, il perdono è qualcosa che noi dobbiamo poter donare a qualcuno. Il perdono non è qualcosa, se così possiamo dire, di meritato, perché un dono io non me lo devo guadagnare, perché se me lo devo guadagnare, che razza di dono è? Non è più un dono. Ma è importante che per ricevere questo dono io mi devo avvicinare al donatore. Ora, cosa succede? Tutti noi possiamo sbagliare e sbagliamo. Ma quanti di noi hanno l'umiltà di riconoscere l'errore? Perché nel momento in cui io faccio un'offesa a qualcuno, sto dimostrando di volermi allontanare da quella persona. Se poi io mi rendo conto che ho sbagliato e ammetto l'errore, e io vado da quella persona e dico perdonami, allora quella persona mi può dare il perdono, mi può dare questo pacchettino immeritato perché io ho sbagliato e perdonarmi. Ma fratelli cari, c'è tanta gente che molte volte sbaglia, cerca di giustificare se stesso, anzi, addirittura molta gente cerca di ribaltare la responsabilità. Cioè, praticamente, porto un esempio, io sbaglio verso il fratello Claudio e dopodiché riconosco che ho sbagliato, ma gli imputo al fratello Claudio la motivazione per cui mi ha fatto sbagliare lui, mi ha incitato lui a sbagliare, perciò alla fine il fratello Claudio è responsabile del mio errore e il fatto che lui abbia sentito questo sbaglio fatto da me nei suoi confronti, addirittura è come dire: tu lo dovevi pure ignorare. Mi hai istigato a sbagliare, il responsabile sei tu, io ho sbagliato verso di te, e visto che tu sei il responsabile, non dovevo avere nessuna reazione. Questo comportamento e questi pensieri sono soltanto diabolici. Perché, fratelli cari, quando noi sbagliamo, errare è umano, qualcuno diceva, perseverare è diabolico. La stessa cosa è avvenuta nell'Eden. Sappiamo tutti la storia della mela, Adamo te la mangi, Adamo me la mangio. Arriva il Signore e dice: Adamo, ma che hai combinato? Io, la donna che mi ha messo accanto, la colpa è sua. Perché di solito quando si sbaglia è la colpa sempre degli altri. Non è facile dire sì, veramente, con tutto il cuore, ho sbagliato e chiedo perdono a Dio e chiedo perdono alla persona che ho ferito. No, si cercano le scuse. Molte volte questa qua si usa, è tipica, come ho accennato nel video precedente, il tradimento. La moglie tradisce il marito, è la colpa tua che non mi prestavi attenzione. Il marito tradisce la moglie, è colpa tua che non mi prestavi attenzione. Il cornuto si difende così accusando gli altri. E il Signore va da Eva: Eva, che hai combinato? Io, Signore. È stata colpa del serpente, quell'infame lì. Ora, questo tipo di attività si chiama scaricabarile. Cerchiamo sempre un capro espiatorio e addirittura molte volte proprio la persona lesa che abbiamo ferito diventa il capro espiatorio. La colpa è sua. Attenzione, ma ci vogliamo prendere le nostre responsabilità?
O vogliamo essere poi diabolici, perché nel perseverare a portare avanti questo ragionamento diabolico, fratelli cari, siamo diabolici se facciamo questo. E chi si comporta così, se lo tolga alla testa, che può ricevere il perdono da Dio. Perché se tu veramente non ti umili dinanzi alla persona che tu hai offeso, pensi che Dio ti perdona? Allora molte volte c'è l'orgoglio. Dio non lo vedi con i tuoi occhi fisici e magari molte volte mentre, vabbè Signore, perdonami, ho sbagliato. E finisce là. E quanto male a volte abbiamo fatto agli altri, perché la parola di Dio ci dice di fare agli altri quello che noi vogliamo che gli altri facciano a noi. Ricollegandomi al video precedente, vogliamo che qualcuno ci tradisce? Siamo ipocriti se diciamo questo. A questo punto dovremmo rivedere, perché chi si comporta così è un emerito ipocrita, diabolico, pusillanime e codardo, perché al posto di ammettere le proprie responsabilità li vuole ribaltare sugli altri. Succede questo, fratelli cari: chi ha riguardi personali per se stesso e non ha rinunciato a se stesso, quando sbaglia si presenta come innocente. E la colpa non è mia. Una volta mi ricordo, quando ero piccolo, mia madre soleva dire, quando c'era qualche discussione con mio padre, stizzita, rivolgendosi a Dio: o che cristiano mi fa peccare, lo dico in siciliano, traduzione simultanea, o che cristiano, parlando di mio padre, mi fa peccare. Come dire: Signore, scrivi questo mio errore sulla fedina penale di mio marito. Poi ho scoperto che non funziona così. Se tu pecchi, tu sei responsabile. Non puoi addurre la giustificazione: ma ha fatto peccare un altro. Come puoi tu ricevere il perdono da Dio se sei un ipocrita, codardo, pusillanime e falso, che non ti assumi neanche le responsabilità del tuo personale peccato? Il cristianesimo, tra virgolette, di oggi funziona così. Tutte le attenuanti. Sapete, fratelli cari, la giustizia terrena, che non è mica tanto giusta, ma è ingiustizia, concede le attenuanti a chi confessa. Perché ovviamente se arrestano qualcuno in flagranza di reato e quello dice: non sono stato io, il giudice, a posto di darti la minima punizione, ti dà la massima. Dice: mi vuoi prendere pure per i fondelli? E molta gente stupida, qui lo dico e qui lo confermo, pensa di ingannare Dio, che è il sommo giudice, e cerca di giustificarsi. Chi si giustifica non ha un avvocato, non ha l'avvocato Cristo Gesù, che in prima Giovanni dice che noi altri abbiamo un avvocato che siede alla destra di Dio Padre. E perciò il Signore non giustifica coloro che non confessano i propri peccati dinanzi a Dio. Allora tu dirai: ma io ho detto sì, Signore, perdonami. E se tu non vai verso la persona che tu hai offeso, il Signore non ti perdona. Non c'è niente da fare, puoi cantare, puoi ballare, puoi saltare, ti puoi sbattere la testa al muro, non ti perdona. Perché il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Quante situazioni si potrebbero risolvere se ci fosse l'umiltà? Ma siccome molta gente pecca, vuol continuare a peccare, non si ravvede, non fa frutti degni del ravvedimento e perciò incolpa gli altri. È come se due persone vanno a fare una rapina, rubano, scappano con la macchina, poi li fermano e uno dei due, a volte è capitato, si accusano a vicenda. L'uno accusa l'altro: la colpa è sua, è lui che mi ha portato là, la colpa è sua. Ma pensate che tutto questo serva ad attenuare la responsabilità? Fratelli cari, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Tutti vorrebbero il perdono quando sbagliano. Ma quanti siamo disposti ad ammettere le nostre miserie e i nostri errori
Perché se io non sono disposto ad ammettere i nostri errori, sono un ipocrita. Si racconta, vi racconto una storiella che la raccontava mio padre quando ero ragazzino, perché c'è una saggezza antica che ce ne siamo dimenticati. Dice che c'era il lupo che aveva sto vizio che si mangiava le pecore. E sto lupo un momento gli è venuto un rimorso di coscienza, dice, ora vado a confessare. Scelse uno dei tanti confessionali che ci sono nella Chiesa Cattolica, entrò nella Chiesa, perché la Chiesa Cattolica e quella protestante invece pure sono piene di lupi rapaci che pensano di confessarsi. Entrò lì, cercò il primo prete che c'era, padre, un lupacchiotto pure lui, un lupone, e mi voglio confessare. E poi questo qua prende l'abito talare, si mette nella garitta del confessionale e il lupo dall'altro lato dice, ma io ho questo problema, io quando vedo passare le pecore non ne posso fare a meno, qualcuna me la devo divorare. Infatti questa è l'opera che fanno tutti gli impostori che ci sono in giro. E il prete dice, oh, questo è grave, questo non lo dovevi fare. E allora per pagare questo peccato devi dire 50 Ave Marie, 40 Padre Nostri, 52 Rosario Fiorello, devi fare tutto questo. E il lupo diceva, senta, dice, non, mi scusi, dice, non possiamo fare un'Ave Maria veloce, veloce, per esempio l'Ave Maria di Schubert, veloce. Dice, perché veloce? Dice, so che sta passando un gregge di pecore e non vorrei perderlo. Il lupo dalla cattiva coscienza si suol dire così fa e così pensa. Quello andava lì, era una cosa formale. Tu che hai offeso, tradito e oltraggiato a volte, calunniato anche gli altri, ma hai chiesto perdono? O vuoi continuare ancora a farlo? Perché nel momento in cui tu dici che la responsabilità del tuo peccato ricade sull'altro, tu stai calunniando ancora l'altro e non ti prendi la tua responsabilità. Fratelli cari, ci sono tante cose che noi non abbiamo capito o facciamo gli ignorri, e con molta probabilità la maggior parte di voi che ascolta questo video fa lo ignorri, perché il Signore ci ha insegnato nella preghiera modello, nel Padre Nostro, a dire, Padre, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Io devo perdonare se qualcuno ha sbagliato verso di me, ma se quello non ammette manco l'errore che ha fatto, che gli perdono? Lui dice che non ha sbagliato, non gli posso dare il mio perdono. È come dire, io ho un dono, non ho odio verso coloro che hanno peccato verso di me, e se pecco io cerco di rimediare ammettendo il mio errore. E allora se io sbaglio verso di te e vengo e ti dico perdonami, ho capito, ho sbagliato, ma non con lo spirito del lupo che sono pronto a commettere ancora un'altra scelleratezza verso altri, perché molte sono così, ah, sempre fratello, ho sbagliato, sempre, scusami, e finisce là. Dopodiché, dopo 5 minuti, continuo ancora a perpetrare lo stesso errore. Sono diabolico. Chi fa così è diabolico. Ci sono molti che hanno tradito la moglie, che hanno l'amante, sono stati magari scoperti, sì, vabbè, perdono, non lo faccio più. Dopo poco, continuano un'altra volta. Ma Dio ti vede, Dio ci vede. Ma ci avete le pigne, abbiamo le pigne in testa. Pensate di ingannare Dio. Allora non credete, siete diabolici e figli del diavolo. Come la chiesa che è piena. E non c'è speranza. Perché tu vuoi continuare, la parola di Dio dice, fate frutti degni del ravvedimento. Ora tu che vai avanti e indietro dalle chiese e ti reputi un cristiano, ma lo sapete, fratelli cari, quante situazioni, persone che vanno avanti e indietro dalle comunità o predicano pure dai pulpiti, quante cose scellerate hanno fatto, non soltanto il tradimento, mariti, mogli, che è tutto, scusate il termine, un bordello collettivo. E dice l'Apostolo Paolo, c'era pure allora,
oggi è aumentato notevolmente. Si vuole dire che in mezzo a voi c'è fornicazione che neanche fra i gentili è nominata, non fatta. Molti pseudo cristiani di oggi sono più scellerati degli atei. Peggio. Infatti la parola di Dio, dice Gesù stesso, e i figli delle tenebre del presente secolo sono più avveduti dei figli della luce. Certo, figli della luce che hanno la luce spenta. Ora, è importante capire. Se tu non hai pace, sai perché non hai pace? Perché sei un ipocrita. Perché non puoi essere perdonato da Dio se tu non ammetti il tuo errore. Se io tradisco mia moglie, o un marito, una donna tradisce il marito, e io non ho un pentimento dinanzi a Dio e dinanzi al coniuge che ho tradito, la mia coscienza mi accusa. Non è il diavolo che mi accusa, ma la mia coscienza, c'è un barlume di coscienza. Ma se non ho l'umiltà e io non vado dall'altro coniuge e gli dico ho peccato, questo non significa che l'altro coniuge, se c'è il tradimento, come ho detto nel precedente video, è obbligato a venire a letto con me. No, perché io ho spezzato il vincolo del matrimonio. Ma se non voglio manco ammettere che l'ho fatto, Dio non mi può perdonare. Non c'è niente da fare. Allora significa che potrei avere il seme del diavolo ed essere un figlio o una figlia del diavolo. E i figli e le figlie del diavolo non si possono convertire, perché si nasce così. Allora cerchiamo di capire, siamo onesti, siamo disposti a fare una sana riflessione in questa sera e dire: voglio io essere perdonato da Dio? Tutti diremo sì, Signore, perdonami. Si batteva la mano sul petto la gente, e il Signore dice: ammesti il tuo peccato dinanzi la persona che tu hai offeso. Lì ci vuole l'umiltà. E se tu non hai l'umiltà di ammetterlo con tutto il cuore, non formalmente, o col pensiero di dire sì, Claudio, io ho sbagliato verso di te, ma ho sbagliato perché tu avevi fatto questo, perché tu avevi fatto quest'altro, quello. È una preghiera che non arriva manco al soffitto, anzi ti cade pure il lampadario sulla testa, perché sei un ipocrita, perché accusi gli altri per scusare te. Ecco il discorso tipico: io ti ho tradito, per la colpa è tua. Perciò traditi che poi hanno messo l'etichetta che quello il tradito diventa cornuto o cornuta, quando invece i cornuti sono quelli che tradiscono. Ma poi ancora, questi cornuti sono anche ipocriti, pusillanimi, e accusano la persona che hanno offeso. Doppio cornuto e doppia cornuta. E dopodiché le larve devastano i loro cervelli. Cambiano tecniche, passano dall'aggressione verbale e anche fisica a fare la vittima. Sì, ho capito, ora mi pento, senza di te non posso vivere. Siete ipocriti. Voi non potete avere pace e ricevere il perdono, perché voi con i vostri fatti dimostrate di non aver capito e di non voler capire che siete voi i fedenti che avete peccato. Non mi riferisco soltanto alla sfera del tradimento coniugale, ma ogni forma di peccato, fratelli cari. La parola di Dio dice: confessate i falli gli uni agli altri affinché siate guariti. Voi avete molte infermità, a partire di quelle psicologiche e spirituali, e le larve sono autorizzate a stare nei vostri cervelli perché voi non ammettete di avere peccato. Perciò il Signore non vi può perdonare. Il figlio prodigo, quando se ne andò di casa, volle vivere la propria vita come gli pareva e piaceva. La conoscete tutti questa parabola, il figlio prodigo, se chiediamo a chiunque per stare, conosce il figlio prodigo? Sì, lo conosco. Cioè, ma il figlio prodigo, quando ricevette il perdono del padre, quando tornando in se stesso prima, ma tu sei fuori di senno se continui a ragionare così, hai mai pensato a questo?
Io lo so, quello che io dico nei miei video è destabilizzante, sapete perché? Perché io vi parlo in verità da parte del Signore. E siccome questi scellerati e ipocriti religiosi sono Alibaba e 40 ladroni, questa franchezza non ce l'hanno e non la possono avere. Perciò il buonismo dice non giudicare. Io faccio le cose scellerate, ammazzo le persone e se qualcuno mi dice sei un fedente omicida, non giudicare! Faccio poco, la polizia li arresta, alto là, chi va là, ferma, mare in alto, sei in arresto. Cioè, io che ho fatto? E sotto il braccio il bottino della rapina. Ma io sono innocente, chi mi hanno messo la droga nella macchina? Ma chi è stato a mettermi la droga? Quando magari la polizia c'è tutti i filmati che io spaccio dove vado a prendere la droga. Scimunito! Ma da chi ti vuoi nascondere? Non ti potrai nascondere dal giudizio di Dio. E la colpa del tuo peccato nascosto è un fuoco che ti divora l'anima notte e giorno e non hai pace, non riesci a dormire. Ti senti accusato perché è la tua stessa coscienza che ti accusa. A meno che la tua coscienza non è morta stecchita e non ce l'hai mai avuto. Ora il discorso è capire. Vuoi tu il perdono? Allora, prima di ogni cosa, se vuoi il perdono, dovresti andare dalla persona che tu hai offeso e dire perdonami con tutto il cuore. L'altra persona, se è sensibile alla voce di Dio, ti dice sì, io ti perdono. Ma come disse Gesù, vai e non peccare più, che non ti avvenga di peggio. Perché nel momento in cui tu perseveri nel peccato, tu sei diabolico o diabolica. Nel momento in cui sei diabolico o diabolica, sei nelle mani di Satana. E hai tutte le conseguenze, e io ti dico ancora di più, per te, non prego neanche. Altro che la gente mi chiede, mi manda messaggi, preghiamo per Pinco Pallino, per questo, per quello e quell'altro. Attenzione, se lo facessi parteciperei ai tuoi peccati. Perciò, fratelli cari, mi riferisco ai fratelli, non ai figli del diavolo. I miei fratelli, i nostri fratelli, sono quelli che vogliono fare la volontà del Padre nostro. Questo non significa che i miei fratelli, i nostri fratelli, io stesso non sbaglio mai. No, fratelli cari, noi sbagliamo, ma dobbiamo avere l'umiltà di ammettere gli errori senza giustificarli. Perché il Signore non difenderà mai chi cerca di giustificarsi. Perché Gesù è quello che ci deve giustificare. Quando qualcuno ha un problema legale, penale per esempio, va dall'avvocato. L'avvocato la prima cosa che gli dice a me, racconta tutta la verità come sono andati i fatti. Io devo sapere per fare questo piano di difesa, devo sapere veramente come sono andati tutti i fatti. L'avvocato Cristo Gesù sa tutto, scimunito, a chi ti vuoi nascondere? A Dio? Sei proprio picchiato nel cervello. Dio vede le cose ancor prima che sono salite nel cuore dell'uomo. Ancor prima che io proferisco queste parole, il Signore li vede perché sono nel mio cuore. Dal vostro seno sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Se è acqua viva, sa se sta uscendo acqua viva dalla mia bocca. Se è acqua stagnante e acqua sporca, acqua del cesso, lo saprà pure. Allo stesso modo sa tutte le parole che tu proferisci, tutti i tuoi sentimenti negativi, carnali e diabolici. Errare è umano, perseverare è diabolico. Tu sei un umano o sei un diabolico? Se sei diabolico, sei figlio di Satana, vattene. E non finirla di fare la vittima. Perché poi siete scellerati, diabolici, fate soffrire le persone, offendete, calunniate, perseguitate, dite tante di quelle menzogne e poi alla fine, quando magari siete scoperti, ma la colpa non è mia. Poi qualcuno dice la colpa è delle larve, ci sono pure queste, dice la colpa è degli spiriti immondi. Ah, non è tua che te le vuoi tenere? C'era un tale, è scritto nella Bibbia in 1 Corinti capitolo 5, che si teneva la moglie del padre.
era nella chiesa di Corinto, dove c'erano i partiti ed erano tutti partiti di destra, come queste chiese di oggi, e Paolo, parlando della chiesa di Corinto, dice: non c'è da stupirsi se i ministri di Satana si travestono d'angelo di luce. E questi qua sono tutti angelo, angiolino e angioletto, tutti d'angelo di luce. Io sono pastore, sono infermiere, sono profeta e sono dottore. L'apostolo Paolo gli arriva all'orecchio di qualcuno della chiesa di Corinto, che oggi qualcuno direbbe: questo ha fatto la spia, ha fatto la spia. Gli arriva all'orecchio: non giudicare, leggi il capitolo 5 di Prima Corinti, scellerati. Voi volete il buonismo tra luce e vino, ve ne andate tutti all'inferno. Praticamente, quando gli arriva a Paolo questa notizia, c'è uno che si tiene la moglie di suo padre, c'ha l'amante, come c'aveva l'amante Erode. E Erode c'aveva l'amante romano, ma il Signore fa gridare a Giovanni Battista. Oggi non grida nessuno per svergognare il peccato, tutti Alibaba i 40 ladroni. E praticamente Paolo scrive una lettera alla chiesa di Corinto: si ode dire che in mezzo a voi c'è sto tizio che fa questo, e non avete fatto digiuno, e non avete tolto il malvagio di mezzo a voi. Oggi invece si dice: il Signore ti giustifica, è troppo buono. Tu ti puoi tenere l'amante, la tua sorella, tua nonna, tua zia, puoi avere una doppia vita, tradire tuo marito, tradire tua moglie. E il Signore, alla fine, ti perdona. Fratello, devi essere buono, non hai amore, perché il Signore è troppo buono, perdona Lucifero, Satana, tutti i demoni, tutte le gregore, mi perdona, perché è troppo buono? Scellerato, scimunito, vi hanno ingannato. E voi l'inferno già lo subite su questa terra. I rimorsi di coscienza, queste larve che si insinuano nel vostro cervello e non vi danno pace notte e giorno. Non dormite durante la notte, fate gli incubi. Avete ansietà, avete paura, perché siete sotto il giudizio di Dio. E gli dice alla Chiesa: giudicate quelli di dentro. Quelli di fuori li giudica Dio. Allora si può giudicare, dice, giudicate così, dice. Dice così. Dice così, la Bibbia dice così, non l'ho scritto io, questo è l'Apostolo Paolo. Secondo voi l'Apostolo Paolo, io non servo di Dio? Confrontate la parola del Signore. Non andate dietro questi quattro disgraziati impostori. Dico disgraziati perché non sono sotto la grazia, perché sono sotto la disgrazia e la condanna. Praticamente l'Apostolo Paolo poi dice: siccome l'apostolo Paolo aveva avuto la rivelazione che quel tizio con la testa dura era un figlio di Dio, perciò Paolo dice: ho deciso, guardate quale buonismo che aveva l'apostolo Paolo, proprio era così buono, così tollerante, era rose e fiori e burro. Ho deciso che quel tale sia dato in mano a Satana, a perdizione della carne, cioè malattie, infermità, battiture, il Satana gli balla il tippetappo sullo stomaco, a perdizione della carne, ma a salvezza dello spirito nel giorno del Signore. Voi vi trovate così, se siete figli di Dio. Se non siete figli di Dio, vi trovate in mano a Satana, calpestati, tormentati dagli spiriti immondi, e alla fine ve ne andate pure all'inferno. Non so quanti stanno cominciando a capire cosa significa perdono. Dio non è un Dio buonista. Se Dio non fosse giusto, sarebbe ingiusto. Nell'amore non ci può essere l'ingiustizia. Perciò se tu hai commesso dei peccati, pentiti. Il Signore fa lo sconto, la giustizia terrena che fa lo sconto. Il pentito che collabora con la giustizia, vuoi essere tu un collaboratore di giustizia? Con la giustizia di Dio, ma non per fare il giustiziere nella notte, perché il Signore ti ha colto in flagrante, ha visto quello che tu hai combinato, e molte volte il Signore lo rivela ancora prima che lo combiniamo. Quando lo combiniamo, molte volte il Signore ha delle telecamerine, è onnipresente il Signore, e a volte ai suoi figli, alle sue figlie, gli manda un fax. Vedi che tua moglie, vedi che tuo marito si è fatto l'amante.
Io ti do pure il numero di telefono dell'albergo dove si è appartato con la mano. E tu, scellerato o scellerata, pensi di ingannare Dio. Stai ingannando te stessa. Siccome sino adesso nelle religioni non c'è parola rivelata, perciò tutta la gente dice io broglio le cose, ma il Signore conosce i nostri peccati, li conosce tutti uno per uno. Però dice, per perdonare devi collaborare con la mia giustizia. Se tu ti giustifichi e accusi gli altri, tu non hai l'avvocato Cristo Gesù. L'avvocato Cristo Gesù difende le cause soltanto dei pentiti. Quelli che non si pentono non li difende affatto. E si veste da giudice, perché Cristo Gesù è sia giudice che avvocato. Ora, chi condannerà gli eletti di Dio? Se tu accusi i figli di Dio, i figli di Dio ti fanno una bella pernacchia, chi li condannerà? Il Signore ti stroncherà la carriera, come ha fatto con Faraone. Contemporaneamente il Signore gli induriva il cuore a Faraone perché non era da Dio. E sapete perché gli induriva il cuore a Faraone? Molti hanno il cuore indurito? Perché poi il Signore gli ha stroncato, come si suol dire, la carriera. Lascia uscire il mio popolo. No, non lo lascio uscire. Bene, una mazzata, tu. Non lo lascio uscire. Un'altra mazzata, tu. Alla fine, tutti i primogeniti sterminati, pure gli animali. E allora dice, qua la cosa è seria. Vabbè, andate nelle corse. Dopo che se ne vanno, dice, ora vi rincorro un'altra volta. Chi si mette contro Dio, che speranze ha di vincere? Ora il Signore sta venendo per prendere ciascun empio col cravattino e dire: vieni qua, tu che hai fatto il gradasso, rendimi conto. E lì vi consiglio lì di farvi una buona scorta di carta igienica, perché ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Dove vi nasconderete? Dove vi nasconderete? C'è qualche posto dove vi potete nascondere? Credo proprio di no. Io mi sento di dirvi da parte del Signore che vi dovete e ci dobbiamo ravvedere. E se noi altri abbiamo peccato, se confessiamo questo peccato senza imputarlo agli altri, e poi c'è un altro discorso che molte volte questi scellerati mettono pure delle condizioni. Se tu mi perdoni, poi devi camminare a braccetto con me. Io ti ho tradito, mi sono fatto l'amante, sono entrato in risonanza con questi spiriti immondi, poi te li devo trasferire. E perciò dobbiamo stare a letto, avere rapporti coniugali per fare il travaso di demoni. Fratelli cari, non funziona così. Come ho detto nel precedente video, l'adulterio spezza il vincolo matrimoniale. Se chi ha commesso l'adulterio, l'adultero, si pente, va al Signore, riceve il perdono dal Signore, ma questo non significa che poi deve continuare a convivere con l'altra persona. L'altra persona, dinanzi a Dio, è obbligata a perdonarlo se viene con tutto il cuore, perché ce ne sono tante che fanno soltanto le lacrime del coccodrillo. E a queste delle lacrime del coccodrillo vi consiglio di andarvene in Egitto, che c'è il Nilo, e andarvene a navigare sul Nilo. Perché siete ipocriti, siete falsi. Ma quanta gente ha detto: sì, ti ho tradito, io ti chiedo perdono dopo qualche mese, un'altra volta con un'altra amante. O un amante, un uomo. Ma che pensate? Che ingannate il Signore? Ma che pensate? Il grande fratello lì nella casa di Babilonia mette tutte le telecamere in tutti i posti, e pensate che il Signore ha bisogno di mettere le telecamere per vedervi? In questo momento sta scandagliando il tuo cuore e sta scandagliando il mio cuore. E sa se io sono un ipocrita o se tu sei un ipocrita. Ed è inutile dire: queste parole sono dure, quanti me l'hanno detto, tu non hai amore. Perché io denuncio il peccato, non ho amore? Non aveva amore Giovanni Battista? Non aveva amore il Signore Cristo Gesù, che servo e che adoro in spirito e verità? Scellerato. Pure allora gli sembrarono dure le parole di Gesù. Gesù
aveva delle parole che non avevano niente a che fare con quelle dei buonisti di oggi. Dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue. Ah, ci vuole fare i cannibali. Queste parole sono dure. Ma se tu non mangi la carne e bevi il sangue di Cristo, tu non hai vita eterna in te stesso. Queste parole sono dure. E se ne andarono. Ma la ricordate? Questo è scritto nella Bibbia. Era Gesù l'espressione dell'amore del Padre. Gesù guarda i suoi. E io molte volte l'ho detto, se vi sembrano dure le mie parole, andatevi dove hanno le parole liquide di colore marroncino. Cibatevi di quelle parole che l'Apostolo Paolo li definisce sterco, perché voi volete lo sterco. Per prurito d'udire s'accompagneranno dottori secondo le vostre voglie. Voi avete voglia di farvi l'amante? Avete la voglia di rubare, di ingannare, di truffare, di mentire? E poi dice: ma il Signore poi ti perdona. Noi siamo salvati e perciò, siccome siamo salvati, facciamo tutte le scellerate. Se il Signore è buono, Buonista. è buonista il Signore. Poi andiamo lì, paghiamo la decima, l'offerta, l'otto per mille. Uno che parla dell'otto per mille, che fa il Signore? Io gli do l'otto per mille, La questo. cioè gli do un occhio il Signore, scimuniti. Questi sono gli inganni di Satana. Ora sta per venire il tempo in cui il Signore eserciterà i suoi giudizi. Dove ti nasconderai? Nella cripta del Vaticano? Ti nasconderai dietro il pulpito del Padre Massimo che gli baci la mano? Dove ti nasconderai? Ad Astana? Sta crollando tutto. Io vi invito a fare un buon esame di coscienza e se vi dovete bocciare, bocciatevi. Fatevi un esame di coscienza, mettetevi dinanzi allo specchio, guardatevi bene allo specchio e se necessario sputatevi in un occhio, perché siete ipocriti. Perché accusate gli altri delle scelleratezze che fate voi. Ma quale Dio avete conosciuto? Poi ve ne andate al culto con la Bibbia sotto il braccio e con i cantici a cantare come tanti deficienti i mantra in questi luoghi e pensate di aver risolto il problema. Io vi invito nell'amore del Signore a cambiare mentalità e ad avere la mente di Cristo affinché siate salvati. Dice la parola di Dio. I fratelli risposero, chiesero a Pietro, lo puoi leggere in Atti 3, fratelli, che dobbiamo fare? Loro volevano sapere quello che dovevano fare. Tu lo vuoi sapere che devi fare? La risposta di Pietro: salvatevi da questa perversa generazione. Non continuate a camminare così, salvatevi. Questo tipo di salvezza lo dobbiamo attuare noi altri, figli di Dio. Non ci dobbiamo omologare a questa scellerata generazione buonista che tollera tutto. Infatti, questi luoghi sono case di tolleranza, sono case chiuse all'amore di Dio. Case gestite da questi ruffiani che salgono sui pulpiti e vi predicano il buonismo. Gloria a Gesù, alleluia. Facciamo un applauso a Gesù. Poi c'è quell'altro scellerato con la musica rap, col cappello messo a quadrato, strecchi, stracchi, come si chiamano, non lo so. E voi tutti esaltati. Andiamo alla missione paradiso. Un applauso a Gesù. E c'è quello lì con le unghie lunghe, Maldonato, che ti fa la profezia. A caval donato non si guarda in bocca. Poi c'è Din Don Dan, l'altro Di Donato, come cavolo si chiama, l'igienista dentale. Ma non avete capito che state marciando verso la Genna? Ancora prima di gennaio, che siamo a dicembre? Non l'avete capito ancora questo. Io vi invito da parte del Signore a ravvedervi. Vi invito a ravvedervi perché il giudizio di Dio è su di voi e non c'è giustificazione dinanzi a Dio. I libri saranno aperti e quelli che non sono scritti nel libro della vita sono pronti ad andarsene, già stanno mangiando verso la Genna. Se tu dici di essere cristiano, cerca di guardare se lo sei o sei forse parente di Margioglio. Oh, Cristiano Ronaldo, che cristiano sei?
se non ti sai pentire, se non ti umili dinanzi a Dio. Sei un ipocrita, sei un ipocrita. Reciti la parte del cristiano e tu nel regno dei cieli non c'entrerai. E le prime piaghe li subirai qui su questa terra perché sono già ad effetto. Tanta gente ha gravi infermità, escono fuori di senno, sono ricoverate nelle cliniche psichiatriche perché non si pentono, perché peccano, continuano a peccare e le larve gli divorano il cervello. Fratelli cari, io credo che ci conviene ravvederci. Se vuoi il perdono da Dio, perdona e chiedi perdono. Se no, non sarai perdonato né in questa vita e né in quella futura, perché per te non sarà vita, ma sarà morte eterna. Dio ci benedica. Guarda. Non so se ci sono dei commenti. Ci sono i simpatici. Ah, i simpatici Scimuniti? Sì, no, beh. Due li ho proprio cacciati. Sì, no, non abbiamo tempo da perdere. Però ci sono due potenti lux. Ancora un'altra volta. Marchese e la sorella. La sorella di Marchese, sì, sì. La Marchesa? La Marchese, no, si chiama Anestetizza Pine Tree. Anestetista? Sì, non mia... anche lei ha bisogno del tuo genoma K. Ah, pure lei c'è. Solo il tuo genoma può salvare il mondo, dai. Il mio genoma può salvare il mondo. Dice, guarda, dice, fatti un esame di coscienza, ipocrita ed egoista, pensa al prossimo, abbiamo bisogno di te. Solo con il tuo aiuto possiamo salvare il mondo, ma sopra chiedere. Allora, anzitutto dovremmo chiedere a questa Scimunita che tipo di te vuole. Quello che viene dall'India, quello inglese, vabbè, ne parliamo verso le 5, perché di solito l'orario del tè hanno bisogno di te. Oh, sono teomani, erotinomani. Ecco. Dice, insomma, ti insultano. Vabbè, comunque, il fatto che mi insultano è un onore essere insultato da sta gente. Anche Davide Marchese sempre dice che loro salvano il mondo. Sì, loro salvano. Loro sono i salvatori. Sì. Vabbè, questo non ce ne frega niente. Domande, c'è qualcuno senz'altro? Pochi. No, ma ci sono, grazie a Dio, ci sono fratelli e sorelle. Vediamo un po'. Ringraziano, ma non fanno domande perché hanno, diciamo, non hanno chiesto niente, hanno udito, hanno sentito, diciamo, non fanno domande inerenti al perdono. Cioè, desidererei che vi esprimeste. Se è simpatico, Ricchietto dice fesserie, come stanno rincretiniti e rettiliani, anzi lux, perché se li chiamiamo rettiliani, questi sono lux, sì, lo dice proprio. C'è anche, ne è arrivato un terzo, ecco, lux 666, sì, ma ce n'abbiamo un altro qua, per esempio Luxuria, lux sempre, c'è pure Saponetto lux, c'erano i cinema lux, Ora desidererei sapere se il simpatico vecchietto, come ironicamente qualcuno mi ha chiamato e io mi sono messo pure questa etichetta, dice fesserie, uscite fuori e spiegatemi se sto dicendo stupidaggini. Non con questi qua, perché questi qua sono dell'esercito avversario, lo dicono chiaramente, e non ho niente da dirci. Ma voi altri che andate nelle comunità avanti e indietro, sentite che il falso profeta Eliseo Bonanno, perché mi hanno dato pure del falso, dell'eretico. Anche qui. Sì, pure qua. Sì. Normale amministrazione. Io mi preoccuperei se tutti parlassero bene di me. L'ha detto Gesù, preoccupatevi. Ora, quelli che parlano non bene di me, ma quelli che parlano bene della parola di Dio, vogliono fare la volontà di Dio, trovano che le cose che sto dicendo, che ho detto stasera, sono difformi alla verità che portate sotto il braccio con la Bibbia? Io desidererei che qualcuno non dicesse soltanto amen, alleluia, gloria a Dio, ma che esprimesse il proprio pensiero. Perché se tu sei ipocrita, il Signore lo sa, non è che non lo sa. Se tu ti penti, il Signore lo sa, non è che non lo sa. Se tu accusi la persona che hai offeso, il Signore lo sa, non è che non lo sa. Non c'è perdono per te se sei ipocrita e nascondi il tuo peccato. Tu non puoi essere neanche guarito o guarita. E certe guarigioni di persone che vanno da santi, santone e santine, vanno a Lourdes, vanno a Medjugorje, vanno a cogliere la cicoria, non lo so dove andate, perché ci sono tante di queste sante e santine, e sembra che va guarito Padre Pio. Nonostante non eravate un pulcino, siete andati a Padre Pio, e vi ha guarito nella cripta lunata. Siete usciti guariti da un'infermità fisica
e seduciti, larvati ancora di più nei vostri cervelli bagati, larvati, non lavati dal sangue di Cristo. Ora c'è la resa dei conti pure per te, Marchese, c'è la resa pure dei Marchesi. Difatti, ha detto che sono venuti in tanti stasera per mostrare la verità. Per loro mostrano la verità. No, sono in tre o quattro. Sì, ma noi altri siccome sono in tre o quattro, tiriamo lo sciacquone e se ne tornano nella fogna, perché da lì vengono. C'è qualche domanda? C'è una domanda, forse. Vabbè, una domanda economica che chiede come va a finire l'euro, torniamo alla lira. io ti direi di tornare a Gesù e di capire che mamma mammona è la ricchezza del mondo, ma non hai capito niente, ti interessa l'euro. Tanta gente è ricoverata alla neuro, tanta gente con soldi si suicida. Guarda come si chiama quello lapo, quello con la lapa, perché la nostra parte la lapa si chiamava, la motoretta, l'ape. Ecco, con tutti i soldi che ha, che bella vita che fa. Ma vi rendete conto? E tu ti preoccupi dell'euro, ma perché non ti preoccupi dell'anima tua? Ma comunque, ha fatto comunella questi lux, no? Pertanto, insomma, non dicono niente. Ce n'è qualcuno lucido di questi lux? Ma no. Dicono un sacco di fesserie, ma io non vi cancello, vi lascio qui, perché così tutti possono vedere il grado vostro di intelligenza. Speriamo che ci abbiano intelligenza quelli che leggono queste cose di scrivono. Voglio il Signore che li componga, li guidi a capire chi sono queste entità, perché usano l'intelligenza loro per ingannarvi. Invece cercate di leggere sottilmente come sono ipocriti, falsi, e loro vengono al nome di un Dio minore. Lo scrivono in minuscolo perché non conoscono il Dio maggiore, il Dio unico e vero, il Signore Cristo Gesù. Però Fabrizio, salve, come non hai capito, tanto ho capito, io sono stato bambino con il Signore Gesù. Come? Vorrei capire dalle tante cose che non ho capito. Sono stato fin da bambino vicino a Gesù, l'ho sempre sentito nel mio cuore e molte volte piangevo per l'amore che provo per Cristo Gesù. Questo è bello, queste parole sono belle. Molti hanno avuto momenti di emozione, hanno sentito il Signore, ma tutto questo in che cosa si concretizza? Come si chiama questo? Questo Fabrizio Faber. Ecco, Fabrizio. Il discorso è piangere, sentire un'emozione, è bello, ma alla fine come si è concretizzato questo nella tua vita? Qual è la tua vita? Hai rinunciato a Fabrizio, hai rinunciato a te stesso, hai cercato la faccia del Signore, hai cercato lo Spirito Santo, hai perdonato e sai perdonare. E il discorso è questo, molte a volte mi scrivono delle belle cose, delle emozioni, ho fatto questo sogno, il Signore mi ha parlato, mi ha rivelato questo, mi ha rivelato quest'altro. Ma te l'ha rivelato, ce l'ha rivelato che ci dobbiamo ravvedere. Perché molte volte tanti mi raccontano tante cose e anzi colgo anche l'occasione per scusarmi con i molti ai quali non ho neanche il tempo materiale di rispondere o di visionare tutti i messaggi che mi mandate. Non è per snobbare nessuno, ma non c'ho il tempo per poter rispondere a tutti, perché adesso sul canale di YouTube ci sono più quasi 6.700, una cosa del genere, di visualizzazioni, di iscritti. E le visualizzazioni stanno salendo in modo esponenziale. Non è che a me interessa questo, perché nel mio canale e tantomeno nel mio sito non c'è pubblicità, perché io quello che ricevo dal Signore lo do gratuitamente, ma voi altri preferite le messe col tassametro e i culti con le decime offerte 8 per 1000. Ora il discorso è capire, non è con l'emozione che noi altri entriamo nel regno dei cieli, che molti dice a me il Signore mi ha parlato, mi ha mandato un sogno, e probabilmente il Signore parla. Recepite qualcosa? Anche la moglie di Erode, quando doveva giudicare Gesù, Signore, Dio gli parlò. Ma che significa? C'è scritto che la moglie di Erode si convertì a Cristo? E il marito si lavò le mani, non lo so se la moglie se le lavò pure nella stessa bacinella. Cioè che il Signore parli non significa
che parla perché noi siamo bravi e buoni e ci ha costituiti a tutti profeti o superministri. Il Signore parla, anzi, maggiormente, chi riceve qualcosa dal Signore, un messaggio dal Signore, e poi non cambia vita, non ha una vita resa al Signore, non si converte, non lascia le tentazioni del presente secolo, è ancora più responsabile. Perciò, se il Signore ha parlato, Fabrizio si chiamava, mi sembra? Sì, era Fabrizio Faber. Ecco, se ha parlato a Fabrizio, io spero che Fabrizio abbia cambiato la sua vita, che sia ripieno di Spirito Santo, che segue la parola del Signore mettendola in pratica, perché tante dice io osservo la parola, sì, ma poi se guardiamo lo osservano da lontano. Lo osservano da lontano. Invece la parola di Dio deve vivere dentro i nostri cuori. C'è qualche altro? C'è una domanda, sì, c'è una domanda che fa Rosanna Doardo. Abramo venne benedetto da Melchisedec, sacerdote dell'Altissimo, con pane e vino. Può essere Gesù stesso venuto sulla terra già in quei tempi? È la figura di Gesù, perché Gesù aveva una genealogia. Invece Melchisedec era senza genealogia. È la figura di Gesù stesso, è la figura del Padre stesso, cioè dell'uomo del sesto giorno, che appariva e si manifestava in carne come uomo, senza essere nato da donna come è nato Gesù. Perciò è proprio la figura di Cristo stesso. Una parentesi da parte di Marchese, ha portato rinforzo, ha detto che ha portato uno dei suoi padri. Oh, uno dei suoi padri? Sì. E chi è tuo padre? Dice Luke 66. Luke 66? Lo presenta per uno dei suoi padri perché è venuto... Ma è 66 o 666? 666. 666. Vabbè, è da me che vuoi, dicono a Roma. Avanti. È da molto che un mio diletto mi parla di te, dice. E adesso sono qui, svelerò tutta la verità su di lei e su tutti quelli che credono in un falso Dio. Sempre minore, eh? Sempre minore. Senti una cosa, 666, io so chi sei e ti mando nel cesso perché sei degno di questo. Vai, via nell'abisso nel nome del Signore Cristo Gesù. Da me, che vuoi? Siete venuti in molti, è venuto Samaele, lo sai, sarà, è venuto Satanasso e l'ho mandato a quel paese. Sai, se volete do pure l'indirizzo, è nel piano di sotto. Che vuoi da me? Voglio dimostrare che ciò che dici è falso. Ecco, e dimostracelo. Vabbè, dimostra. Ecco. Poi c'era, vabbè, poi ci sono i soliti dementi che scrivono una parolaccia. Quelli sì, bello. Ah, c'è Fabrizio Faber che dice, in merito alla risposta tua, dice perché in questa mia vita non riesco a concretizzare nulla di, per cause esterne, come se qualcuna scelta facesse nella vita, il risultato è sempre negativo. Ecco, allora qui cominciamo a cadere nell'errore di cui abbiamo parlato sinora, per cause esterne. Come se la colpa dei tuoi insuccessi spirituali sono sempre all'esterno. Ora, il capire, hai mai guardato all'interno? C'è il Signore pienamente in te, ti sei umiliato dinanzi a Dio, hai chiesto di essere ripieno di Spirito Santo, sei disposto a svuotarti del tuo io? Punto interrogativo. Perché a questo punto emerge velatamente una sorta di autogiustificazione. Io ho avuto tanti insuccessi, ma la colpa non è di Fabrizio, è di Peppino, di Giovanni, di Pasquale, di Eliseo, di Claudio, è sempre all'esterno. Il Signore dice che si farà trovare da quelli che lo cercano con tutto il cuore. Cerca il Signore con tutto il cuore. Sii responsabile, prenditi le tue stesse responsabilità e non le scaricare al fato. È successo così perché la colpa è degli altri. Guarda quanto tu sei disposto a umiliarti dinanzi a Dio. Il Signore, c'è scritto nella sua parola, così è, fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Ha risposto Luke 66, ma non so se diciamo, allora dice: bada come parli, ricordati che hai a che fare con un'entità superiore anche di te, che sei un essere fragile, debole e un falso profeta. Ma voi siete nulla mescolato al allora il signor 666, la pernacchia te la faccio ora o te la faccio all'ultimo? Tanto per sapere, facciamo in stereo. La facciamo in stereo. Ma siete nulla mescolato col niente.
Ma chi ti crede di essere? Dice, ho tutte le prove, basta chiedere. Hai le prove? Prova a vedere quanto sei deficiente. Perché se fossi un briciolo intelligente, non verreste neanche a farti sputtanare, perché nel dire questo, chi sei? Sei un cretino. Informati, diceva Totò. Andiamo avanti. Altre domande? No, ci sono. Arrivano, ha chiamato la flottiglia. Sì, sì, ma sono venuti tutti. Sì, ma, signor Lux, mi dà un una saponetta. Ma no, ma il vostro modo di portare la verità è insultando. Sì. Siete veramente... Cioè, ma il, discorso è, siccome gli sta mancando la terra sotto i piedi, siccome Lucifero, dove loro vanno a fare il rifornimento, non ha più carburante, non c'è niente da fare. Nelle viscere della terra, i vostri corrispondenti intraterrestri, gli sta crollando tutto addosso. Non potete più stare là sotto, vi preparate pure ad uscire. Comunque sotto c'è una buona fabbrica di carta igienica e la state usando parecchio. Che vuoi? Perché ci fate ridere. Io appartengo al Signore, il Dio onnipotente, che mi ha mandato a voi per svergognarvi nel nome del Signore Cristo Gesù. Sei un cretino. Non perché provieni da Creta, ma perché sei un deficiente, che ti sei e vi siete ribellati all'Iddio creatore. E l'Iddio creatore vi ha dato sotto i nostri piedi, ci ha dato di calcare serpenti e scorpioni. Voi, potestà dell'aria, non ci fate un baffo, perché io ho il Signore dalla mia parte. Poi, siete così deficienti, perché avete bisogno del genoma K? Perché io posso salvare il mondo e voi no? Perché siete impotenti? Perché siete fetenti? Abbaiate e abbaiate, ma a chi volete fare paura? Io, insieme ai miei fratelli, vi cacciamo via nel nome del Signore Cristo Gesù. Punto e basta. Andiamo avanti. C'è qualche altro dubbio? Li spegniamo uno a uno. Li spegniamo? Li schiacceremo. Ma sì, infatti, ci schiacceranno loro. Invece di offendere, perché non ti apre il confronto? Ma confronto che cosa? Con nulla. Che hai detto sinora? Dimmi che cosa hai detto. Hai detto il nulla. Tu ti sottometti alla potestà dell'Iddio creatore e al Signore Cristo Gesù, vero Dio e vero uomo, benedetto in eterno, ti sottometti, scimunito. Rispondi. Pronto? Houston? La dice, prima o poi verrò a prendere il vostro genoma K. A te, Claudio, che adesso sta... Ora pure tu sei partecipa al genoma K. Voi altri siete handicappati. Handicappati. Con la K. Sta sbuffonando troppo. Vogliamo il tuo genoma per unirlo agli altri sei e salvare la Terra dai rettiliani. Ma scusa, allora siete pure bugiardi. Un collega tuo mi ha detto che gliene erano rimasti tre da convertire a voi. Ora tu dici insieme agli altri sei. E se io il mio genoma non te lo do e ti faccio una pernacchia, allora voi siete nei guai. Senza il mio non siete nulla. Io lo so che vorreste convertirmi a voi, ma io provengo dal Signore Cristo Gesù, che mi ha detto e ci ha detto che vi ha dato sotto i nostri piedi. Ancora non l'avete capito allora? Ma siete pure cretini. Ma chi è questo qua? SK51? È il papà di Marchese. Ah, il papà. Uno dei padri, uno. È uno che ha partecipato alla... alla mucchiata. È uno del papà di Marchese. Ma chi è, un barone, un conte, un arconte? Ma chi sei? Pronto? Giusto? Poi mi arrivano, Abyss, non ridere, Claudio, posso creare infiniti account. Ma dove... Lo sappiamo che... Forse il primo. Tu provieni dall'inferno, solo che non ricordi. Chiederai le idee quando sarai il momento. Comunque, sta barzelletta l'avete detta parecchie volte e non è che ci fa tanto ridere, perché siete ripetitivi. Cioè, ora, un briciolo di logica. Se vi manca il mio genoma K, siete handicappati, non potete fare nulla. Siete il nulla. Se foste potenti, potreste agire senza di me.
È logica questa? Rispondi, Houston, mi sentite? Houston, la NASA che dice? Ve l'appoggia? La tavoletta del cesso che ci avete messo sul potente radiotelescopio funziona ancora? O vi è caduto sulla testa? No, ha detto che loro... Dice, noi lo vogliamo per salvare anche te. Ah, per salvare pure... Ma quanto sono... Quanto è umano, lei diceva Fantozzi. Ma siete proprio deficienti. Ma non avete capito con chi avete a che fare, non avete capito. Perché è deficiente anche Satana. Perché Satana non sapeva neanche chi era Gesù. Voleva la dimostrazione. Se tu sei figlio di Dio, trasforma queste pietre in pane. E il Signore l'ha cacciato via a pedate. Vattene da me, Satana. Lo vedete che siete handicappati nel cervello? Scimuniti? Lo vedete? Il vostro intelletto, le vostre conoscenze sono soltanto di cose materiali. Voi altri non avete più accesso al terzo cielo, non avete accesso, ma hanno accesso al cesso. Grazie. Ce l'avete l'accesso. Alla tavoletta di Google. No, ma ogni tanto qualcuno ci scivola dentro e gli cade la tavoletta sul cervello. Tanto siccome non ce l'hanno, non si fanno niente. Il padre padrino ha detto che non sa, no, non hai tu capito con chi hai a che fare, non sai chi in realtà esiste e chi non esiste, non sai un bel nulla. Io. Questo sarebbe il vostro modo di svergognare. Certo, e questo qua ci avete svergognato. Questo è proprio... Certo, proprio ci state terrorizzando. Mi trema un filo di capello. Io ho l'Eterno degli eserciti che mi ha mandato. Perché voi vi accanite perché avete paura. Perché lo sapete che il vostro tempo è finito. Perché brucia. Invito tutti gli altri che stanno ascoltando a non rispondere a queste conversazioni, a non partecipare. Voi lo sapete, state tormentando tanta gente con le larve. Siete maledetti da Dio. State facendo cose diaboliche perché venite dal diavolo. E pensate di mettere paura a me. Avete messo paura a tante pseudocredenti. Ricordati, sei solo un essere mortale. Voi siete già morti perché siete figli della morte. Noi veniamo dall'eternità perché siamo figli e abbiamo vita eterna. Abbiamo vita eterna nel Signore Cristo Gesù. Colui che dunque, ascolta una cosa, Scimunito. Non, senza offesa, munito di sciti, voglio dire. Parlo col capo supremo 666, 666 Scimunito. E non hai capito che noi veniamo, i figli di Dio, abbiamo vita eterna fin dal grembo di nostra madre. Voi non siete riusciti a manomettere nel grembo di nostra madre il nostro DNA spirituale. Non siete riusciti. E perciò voi siete dal diavolo che è vostro padre. E andrete a finire... Come finirà vostro padre? Il vostro padre supremo si sta spegnendo e vi spegnerete voi. Siete lumini funebri. E a chi volete fare paura? Ma c'era una domanda. Donald Air, un utente, chiede: ma a Natale che dobbiamo fare? A Natale che dobbiamo fare? Avete qualche parente che si chiama Natale? Che dovete fare a Natale? Cioè, ma non avete capito che questa festa è diabolica? Se volete festeggiare Lucifero, festeggiate il Natale. Che vi devo dire? E informati, si chiama Donald, il parente di Donald Trump? Non lo so. Ma comunque, ma se sei una persona intelligente non puoi fare una ricerca per vedere qual è il retaggio della festa del Natale? Vuoi festeggiare, festeggialo, fai quello che vuoi. Tanto noi non vendiamo alberi di Natale, non vendiamo luci, lucette. Noi siamo la luce del mondo, il sale della terra. Ma questi lux cambiano. I lux che cambiano luce, sono lampeggianti. Fai come le lucine dell'albero di Natale. Poi chiede ancora sempre Fabio se bisogna pregare più persone, insomma ha un po' le idee confuse. Pregare più persone, in che senso? Ma lo Spirito Santo posso cercarlo da solo? Certo che lo puoi cercare da solo. Il Signore, come l'aria che respiriamo, è onnipresente.
Se tu apri la bocca e respiri, l'aria entra dentro di te. Se tu apri la bocca e chiedi al Signore, invochi lo Spirito Santo, il Signore viene nella tua vita se sei disposto a pentirti e riconoscere i tuoi peccati, non accusare gli altri. E riconoscere l'autorità del Signore Cristo Gesù e non fare ciò che hanno fatto i padri e i padrini che sono questa chat, come i padri. Luke 60, infatti, chiedimi, chiedimi ciò che vuoi, dice il capo degli indiani. Scimunito. Allora, il tuo capo supremo, più scimunito ancora di te, gli offrì a Gesù, al nostro Signore, Cristo Gesù, vero Dio e vero uomo, gli disse, guarda, tutto lo splendore dei regni della terra sono tuoi se tu mi adori. Di queste offerte me ne avete fatto già 50.000, ma avete offerto pure donne, soldi, un viaggio nelle viscere della terra, e io vi ho mandato a quel paese. Nelle viscere della terra, perché voi siete destinati a perire nell'oblio. Voi siete già morti, siete degli scheletri che parlate. E non mi fate minimamente paura, che mi offri? Non avete nulla, siete del nulla. Possedete per ora temporaneamente tutte le ricchezze terrene, ma il nostro Dio è al di sopra del tutto, può dissolvere tutto. Infatti, voi siete destinati, dopo il millennio, a perire. Gli elementi infiammati si dissolveranno. Tutte queste cose della materia che sta sotto il primo cielo, che avete costruito come rifugio e diventata la vostra prigione, si dissolverà tutto questo. Che mi offri? Che mi offri? Ma siete proprio scimuniti. Ancora non l'avete capito. Io appartengo a Cristo. Il Signore mi ha mandato qui su questa terra per svergognarvi nel nome del Signore Cristo Gesù, unico vero Dio e vero uomo benedetto in eterno. Che mi offri? Lui è il creatore di tutto. Noi giudicheremo gli angeli e io già vi sto giudicando per la parola di Dio. Ancora non l'hai capito. Voi altri siete destinati a perire. Penso che l'abbia capito, ma i deficienti non possono capirlo. Ah, beh, ma però c'è chi lo spinge. Davide Marchese dice, padre mio, Luke 66, svergogni queste scimmie che non si rendono conto di essere spacciati se non inizieranno a credere in noi. Scusi, signor Marchese, suo padre quanti anni ha? Da quanto tempo gira giro tondo? Non lo vede che sta morendo? Vai dal papetto, al Vaticano. Dici che lui, io non ho età. Non hai età? Tu sei in questo tempo-spazio scimunito. Tu hai età, tu puoi essere perpetuo, ma sei nato, sei come la perpetua. No, ma non è neanche perpetuo, ma manco perpetuo. No, fino a quando? Fino a quando? Fino all'ultimo giorno. L'hanno acceso, ma poi si spegne. Marchese, Houston, mi senti? Ecco, sappi una cosa. Che il fedentone di tuo padre Lucifero, nonché il sole 24 ore, è destinato a morire. No, hanno sconfitto la morte. Sta morendo. Vai a fare una frebbo a posto di venire a dire stupidaggine, anche perché ti dirò di più, che più tu mi attacchi insieme a tutti i tuoi amici, parenti e cugini di campagna, più vi scaricate, perché voi siete destinati a spegnervi. Voi non avete più energia e voi Lux, che sino adesso passando davanti a vostro padre facendogli l'inchino come Schettino con la nave della Concordia che si è schiantata nello scoglio, voi sino ad ora avete preso energia da Lucifero. Non a caso, infatti, e il sole non può finire. Non può finire. È una nostra creazione. Senti una cosa, vedi che ce ne andarono, non la pensavo così. Cantava, chi ha spento il sole sei stato tu. Sei indeficiente, Celentano e tutti quelli dello spettacolo. Sono vostri. L'avete mandato voi altri per ingannare tutta la terra insieme ai religiosi. Voi gestite tutto sto bello spettacolo e teatrino. Avete preso in giro per i fondelli tutta la terra, pure me compreso. Ma ricordati, dice il Papa, di santificare le feste. Il Signore vi ha preparato la festa finale.
Non l'avete ancora capito questo? Ma il vostro padre, questo deficiente di Lucifero, vi ha ingannato così tanto di farvi capire che siete immortali. Io nel corpo, noi siamo mortali nel corpo, ma io ho vita eterna, noi abbiamo vita eterna, abbiamo vita eterna, siamo già immortali, perché voi potrete uccidere il corpo fisico, ma il mio corpo spirituale appartiene a Dio. E poi anche per il nostro corpo fisico, per farci qualcosa, ci vuole il permesso di Dio, perché vi stronca la carriera. Così come voi avete cercato di rapirmi nell'82 in Arabia, Scimunito, Marchese Scimunito e Conte del Grillo Scimuniti, tutti i parenti, amici e parenti dei potenti della terra. Voi altri avete cercato di rapirmi. Sono intervenuti i carri del Signore Cristo Gesù e vi hanno detto: alt, volete che vi scontriamo, stronchiamo la carriera a tutti? Ve la siete fatta sotto e non avete portato a termine quell'attacco. Rendetevi conto, state bleffando, non l'avete capito, ma avete attaccato su tutti i fronti, avete combinato tante di quelle astuzie, il joker, la carta e tutto il resto, i televisori che a qualcuno si accendevano da solo nella stanza, avete creato problemi informatici nelle mie trasmissioni, ma il Signore è stato con me. Voi avete provato a distruggermi fin dalla mia fanciullezza, da quando ero neonato. E lo sapete, a 13 mesi mi volevate fare fuori con l'enterocolite tossica acuta e stavo quasi morendo, ma il Signore poi ha posto un limite e non è finita così. Mi fa un po' ridere. Che? C'è la sorella di Marchese che dice: non sentirti troppo potente, Eliseo, metti la tua inferiorità di fronte a noi. Senti, sai che bella sta barzelletta, me la devo scrivere. Ma chi sei tu? Sei la Marchesa? La sorella. La sorella avrà il Marchese. Dalle nostre parti il Marchese significa un'altra cosa. Il Marchese... Sì, ma anche perché il sangue è sinonimo del peccato. E il primo Marchese ce l'ha avuto Eva. Il primo, sì. Quei corpuscoli. Comunque, cara Marchesa, sappi che a me non me ne frega niente della baggianata che dici tu, tuo fratello, Babbo Natale e tutti i tuoi avi. Ava come l'ava. Ma lo vedete che siete ridicoli? Lo vedete che state annaspando nella cacca, nella vostra stessa cacca che sono le sabbie mobili? Più annaspate e più affondate. Vabbè, diciamo che lì basta poi tirare lo sciacquone. Ma... Che fanno ancora i Lux? Sì, fanno, insomma, scrivono. Mia sorella la difende, Marchese. Un'altra sorella ancora. Ma quando, Marchese, quante sorelle hai? Che sono le fate? E che fate? Fate schifo. Ha detto che affonderai. Ce l'ha con te, però la sorellina. La sorellina ce l'ha con me. Affonderai. Io affonderò. Ho capito. Io sono già fondato in Cristo Gesù, il Signore della gloria, il Re del Re, e nel nome del Signore Cristo Gesù vi mando a quel paese da dove siete venuti. Ha detto che ti assalteranno. Mi assalteranno? L'assalto. Ma guarda, sono così terrorizzato. Ci sconfiggeremo. Bene. Bravo! Ma vi state rendendo conto quanto vi state scaricando, Scimuniti? Ma chi vi ha mandato? Siete voi altri gli ultimi Scimuniti? Non... Informatevi, ma Lucifero e Satana e quella troia di Eva, con tutto il rispetto per le troie, quella del cavallo di Troia, non vi rendete conto? Siete rimasti i più stupidi. Perché i Lux più intelligenti, i rettiniani più intelligenti, non si espongono come voi per fare ste figure di cacca. Che cosa avete detto sino ad ora? Quelli che stanno udendo questa chat hanno visto tutta la vostra forza, la vostra... Scimuniti, siete morti, siete il niente mescolato con nulla. Che volete? A chi volete terrorizzare? Le vostre minacce, fate i malandrini, i guappetti. E che pensate? Che un servo di Dio, costituito dal Signore, mandato dal Signore Cristo Gesù, si intimorisca di voi? Ma allora non avete capito proprio niente. Voi siete demoni, voi lo conoscete, il mio Signore Cristo Gesù. Tremate, è scritto in Giacomo,
ma non gli ubbidite. Ha detto che stanotte sognerò, mi schiererò dalla loro parte. Eh? Ha detto Luke 66 che manderà il suo schiere, lo sognerò. Ah, tu o io? No, ha detto che io lo sognerò e mi accetterò di schierarmi assieme a loro. Ah, certo. Questa è la profezia vostra o è la profe nonna? La profezia, questa sarà la zia, sarà. No, sì. La zia. Però c'era una domanda, rispondiamo alla domanda. Cosa ne pensi di Lilith? Lilith? Lilith e Eva, quella... Lei è pure peggio di Eva. Sì. È la stessa fotocopia, perché questa entità, come la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra, è sempre una bestia. Sempre bestia. Sempre bestia. È bestiale. Stupidi sono costoro. Hanno il cervello di una formica morta. Sì, sì. Non ci sono adesso, sono in 5 o 6 o 6. Comunque voi, Lux, scusate, ce l'avete il contatore? Siete con l'Enel o con Edison? Con chi siete connessi? Questa luce chi gliela dà? Quale compagnia avete? Quale compagnia elettrica avete? Pronto? Si è scaricato. La rubiamo. Eh? Ha detto la rubiamo. La rubiate. La rubano. Varcate il Rubicone. E chi è che ve la dà? A te. Chi è che ve la dà questa energia? Guardate che vi costa cara, eh? Perché adesso la vostra centrale energetica, nonché Lucifero, ha una luce che è meno di un fiammifero. Lucio, il vostro Lucio. Fino ad ora Lucio Dalla. Ora non ha niente più da darvi. E vi spegnerete, vi state spegnendo. No, c'era Fabio Cicco che dice, possibile avere una risposta alle mie domande, ma non ho visto più le domande. Guarda dove? Non so, perché nella chat arrivano di continuo. Ho perso. Ah, allora, ma come sentiranno poi la vicenda se non avranno un corpo fisico? Come? Dice Fabio di Cicco. Ma come sentiranno poi agonia nella genna se non avranno un corpo fisico? No, ma gli spiriti in mondo non sentiranno agonia, saranno annichiliti totalmente. L'agonia e questo dolore la sentiranno quelli che hanno avuto un corpo fisico, cioè i dannati, che sono condannati fin dalla fondazione del mondo. Vabbè, Davide Marchese dice che la nostra energia la prendiamo dal sole. Quindi... Allora lo stai dicendo che la prende dal sole, scimunito. E tu, fatti... Siete tra di voi. Ma voi non siete. Siete tra di voi. Interroga il papetto, questo qua, l'ultimo gesuita, che loro hanno da sempre gestito prima la specula e adesso hanno due potenti radiotelescopi, Lucifer One e Lucifer Two, in Alaska. Fagli una telefonata, perché tu, dimmi la verità, lo conosci al Papa? Siete tutta una cosa. Guarda, digli che ti dica in che condizione è Lucifero. E con la candela in mano. Voi andate lì per caricare le batterie, ma non c'è più energia. L'energia è diminuita. Raggi gamma non ce ne sono più. Macchie solari non ce ne sono più. Lucifero è andato nella lavanderia e l'hanno smacchiato. Ma è rimasto macchiato e marchiato del peccato e della ribellione all'iddio di questa creazione, nonché l'uomo del sesto giorno, l'immagine dell'iddio invisibile, e perciò si sta spegnendo. Lo sapete, è inutile che fai il gradasso. Allora sei stupido, valla a fare con qualcuno che non ci ha capito niente. Tu lo sai, 33 anni fa, qual è stata la chiamata. Quello che avete combinato anche voi e l'ha permesso il Signore sull'autostrada, Messina-Catania. Tu lo sai tutto quello che è successo. È inutile che fai lo gnorri. Lo so, ma avete fatto parecchi attentati, avete fatto scoppiare la ruota del pullman, a Catania avete svietato la prefoniera che per poco non vi prendeva in testa, ma grazie a Dio il Signore mi ha salvato. Lo sai. Non avete avuto successo perché siete un cesso. E rimarrete successo e vi cadrà la tavoloccia del cesso sul cervello e il Signore tirerà lo sciacquone e ritornerete nella cacca di vostro padre, perché siete tutto un impasto di melma e di cacca, di sterco. Luke 66
sempre parla. L'intenditore della menzogna mischia molto bene verità e menzogna. Infatti dice, siamo noi i creatori della terra, dell'uomo e della materia stessa, e tu lo sai benissimo. No, voi non siete creatori di niente, voi siete distortori. Voi avete formato con l'energia che ha dato mio padre, il creatore, che l'aveva data a Lucifero, che si è staccato e si è venuto a costruire qualcosa lui, ma l'energia viene da colui che ha creato. Perciò voi altri non avete creato proprio niente, avete manipolato questa creazione formando delle forme di vita che non c'erano neanche prima. Li avete formati con l'energia del creatore. Sono, dice, io il creatore. Cioè, sei il creatore del casino. Noi sì, poi fanno il loro commento. No. C'era una domanda di questo ragazzo che però non l'ho trovata io. Dice, il Leviathan, il serpente torto, fa riferimento serpente antico? Sì. Ed è abbastanza grande ed enorme, ed è sul fondale del mare. Sta per muoversi, lo so questo qua, Scimunite, lo so questa cosa. E state preparando ad uscire allo scoperto, perché non possono stare più nelle viscere della terra gli intraterrestri, gli sta crollando tutto addosso. E hanno preparato, già ci sono delle vie d'uscita e di entrata, e una delle quali è qui, proprio a Roma, vicino a dove mi trovo io, nel Vaticano. Perché lo so che sono controllato da voi, questo lo so. Continua a dire, noi siamo ovunque, sono il creatore. Sono ovunque, siete pure scimoniti. Tu vuoi passeggiare sulla terra, voi lux potete passeggiare, ma non siete onnipresenti. L'unico onnipresente è il Signore Cristo Gesù. Poi c'è Marchese che continua a dire che sono stati i rettiliani e loro ti hanno salvato. Cioè i rettiliani ti hanno attaccato, scusa, e lux ti hanno salvato. Scusa, ma se me l'hai detto pure tu, scimoniti, maledetto, sei pure maledetto, ma me l'hai detto, ecco, pure tu, che te la sei fatta sotto, che ne hai fatto fuori sei dei tuoi, perché poi andate di sei. Perché è intervenuto mio padre. Ma l'hai detto pure, ma avevo pure una memoria. Voi manomettete le memorie degli umani. Ecco, questo lo so. Ma siete pure voi smemorati. Cioè, non ho capito. Mi hai salvato tu. Ma voi mi avete fatto attentati da quando sono nato. E non mi è andata bene, grazie a Dio. Compatiamo. Compatiamolo, è un povero diavolo. Niente, si fanno comunella, arrivano poi quelli che vogliono fare i maestrini. Non si possono bannare. Che ci sono domande. Fai le domande, Fabio. Se hai domande, falle. Non fare quello che viene a fare il maestrino. No, vabbè, ci sono pure i troll professionisti. Sì, forse Diego Buzzi saluta, forse vuol fare una domanda. Facci sta domanda. Okay. Io ho sconfitto chi ti voleva uccidere. Chi? Solito Davide Marchese. Ah, sempre quello con Marchese. Lui sempre. Ma scusa, sto Marchese non ti è passato? Non stai andando in andropausa? In meno pausa. No, dice. Ha detto che stai male. Questa è la loro. Vabbè. Ecco la domanda, dice Diego Buzzi, lo sta scrivendo, penso che. Vabbè, stasera ci siamo fatti 4 risate. Vabbè, niente. Comunque, io vorrei parlare a tutti coloro che stanno udendo questa chat, la stanno vedendo questa chat. Ovviamente vi invito a non intervenire e non ribattere a quello che dicono questi deficienti dei lux. State attenti, perché questa qua una certa potenza ce l'hanno, ma sono impotenti dinanzi a Dio, dinanzi all'unzione dello Spirito Santo, i servi di Dio e i figli di Dio. Guardate le cose che dicono. Questi sono quelli che vi raggiungono la notte nei sogni, vi larvizzano il cervello, vi mettono contro nelle famiglie l'uno contro l'altro,
vi portano pure a commettere adulterio, fornicazione, a rubare, a mentire, e poi questi stessi vi accusano affinché voi vi sentite separati da Dio. Pentitevi, chiedete perdono a Dio, chiedete perdono agli altri, perché sto vedendo che nessuno sta intervenendo sul tema primario di questo video. Come mai? State riflettendo voi altri, vi sta fumando il cervello? Tutte le live che avete nei cervelli, quando ascoltano i miei video, si ribellano. Ce ne sono tanti che ascoltando i miei video si sentono pure male. Hanno sensi di nausea, capogiri. Ce ne sono altri che addirittura sono arrivati pure a svenire mentre sentivano i miei video. E questi maledetti da Dio, Marchese e compagni, non vogliono che voi conosciate la verità. Ecco perché mi hanno e continuano ad attaccare. Ma sono stati sconfitti. Sono il nulla. Belzebù è il principe delle mosche. Il Signore gli dà una spruzzata di e le ammazza stecchiti. Non sono niente questi qua. Però questi cercano di attaccarci, di farci paura nella notte, di portare incubi. Ecco perché il primo segno che accompagna quelli che hanno creduto è: cacceranno i demoni nel mio nome. Ma per cacciare i demoni deve avere il nome del Signore suggellato in te attraverso lo Spirito Santo. Deve avere i segni che accompagnano quelli che hanno creduto. Voi andate dai religiosi e avete il segno di Zorro nel sedere. Ciao. Io sono il primo traditore di Eliseo. Lui è il primo traditore? No, Luke 66 ha detto che io sono il primo traditore. Io non tradisco nessuno, ma io sono un figlio del Signore Cristo Gesù. Ah, lui è un figlio del Signore Cristo Gesù? No, lui dice che io ti tradirò. Ah, tu mi tradirai? Insomma, praticamente è come dire tu sei Giuda. Sono un tuo seguace. Sei un mio seguace. Seguo il Signore. Noi siamo seguaci del Signore nostro Cristo. Ora perché te la stai prendendo pure con Claudio? Amante, scimunito. Perché? Perché hai capito che Claudio è un figlio di Dio. Perché hai capito che Claudio è ripieno di Spirito Santo e che ha ricevuto pure lui un compito di svergognare voi altri bugiardi e tutti gli operatori di iniquità che avete messo sui pulpiti. E perciò vi dà fastidio pure a lui. Fabio Fabrio, ringrazio, io mi lascio andare nelle mani del mio Signore Cristo. Bravo. E chiedo al mio Signore di cacciarvi via nel nome del Signore. No, e qui Fabio dobbiamo capire una cosa. Devi chiedere a lui. Dobbiamo capire una cosa, Fabio. Uh-huh. Il Signore non caccia i demoni al posto nostro. Perciò se voi non fate un atto di rigetto, non per forza scritto, come ho dato questa traccia perché il Signore mi ha spinto a farlo, se tu non rigetti i demoni, se tu non cerchi lo Spirito Santo, tu non hai autorità di cacciare i demoni. Perché il Signore ha detto, voi figli miei che siete sulla terra, caccerete i demoni. Il Signore non farà quello che dobbiamo fare noi. Perciò, caro Fabio e tutti voi che state vedendo il video, cercate Dio, cercate lo Spirito Santo, umiliatevi dinanzi a Dio, riconoscete i vostri peccati e il Signore vi riempirà del suo spirito e della potenza per contrastare questi fetenti Marchese, compagna e marchesina. Ah, sì, Anastasia, anestetizzata. Anastasia. Anestetizzata. E anestetizzata? Ma che è anestesista? Estetista, forse estetista. No, anestetizza P3. Adesso per la battutina. E comunque, niente, grazie Eliseo da parte di Claudia Marino. Gloria a Dio. Comunque, adesso chiuderemo. Sei la nullità. Adesso chiuderemo. Ma scusa, mi consenta, ma se sono una nullità, perché dite che sono così tanto prezioso per voi? Perché voi siete meno del nulla. Ma lo vuoi spiegare? E poi chiudiamo e ti mando al diavolo. Fabrizio Faber, io mi sento di dirti, allontanati da costoro, perché se tu non sei ripieno dello Spirito Santo... Ma io ve l'ho detto di non intervenire. Non intervenite, perché... Poi queste qua veramente vi vengono a trovare durante la notte. Questo non è un gioco. Allora ancora non avete capito. Ve l'ho detto già la volta scorsa. Non interferite con questi qua. Il Signore mi ha dato e ci ha dato di svergognarli. C'è arrivato ora una certa Claudia Marino che dice grazie Eliseo, prima era forse detto
volevo ringraziarla per l'aiuto che mi ha dato una volta. Non so se si ricorda di me. Ora dice: Eliseo, ti ricordi? Sono la ragazza di ingegneria. Vuoi vedere che quella che era posseduta da Lux, quella di ingegneria, Claudia, lei, fermatemi un attimo. Claudia, se sei quella che sei stata posseduta da un Lux e poi non ti ricordavi il mattino dopo quando hai trovato la chat, e tu addirittura hai detto che volevi andare da un psichiatra, sei tu. Gloria a Dio. Sì, sono io. E per favore, vuoi testimoniare, scrivere qui in chat che cosa ti è successo? Dopo, ma mi sta scrivendo, infatti, di scrivere. Dopo tanto tempo ho capito. Gloria a Dio. Ma racconta cosa ti è successo nello specifico affinché gli ascoltatori che possano leggere la chat capiscono questi fetenti maledetti da Dio che larvizzano le persone e li usano portandoli in una trance vigile e usano le loro mani e i loro occhi per chattare. Fabio Cico, come mai oltre... sono esperienze troppo forti, mi fa male ricordare, dice. Vabbè, allora, se non vuoi ricordare... Non devi... No, se te la senti... No, se no lo racconto io di che cosa si tratta. Si tratta di questo. Io sono stato contattato da un'entità simile a questi maledetti da Dio di Marchese, la Marchesina del Grillo e tutte queste. Ma sì, insomma, ce ne sono Lux 66. Tipo tutte queste. Mi è arrivato una richiesta sulla chat e ho cominciato a parlare, a chattare, così come sto chattando stasera. Stiamo chattando con questi maledetti da Dio e abbiamo avuto una chat di scambio, così come l'ho avuta ora con tutte queste entità. È durata più di un'ora. Poi alla fine l'ho mandato al diavolo e ho chiuso e me ne sono andato a letto. Il giorno dopo, proprio dall'indirizzo di Claudia, mi arriva un messaggio: ma scusi, lei chi è che vuole da me? E io gli ho risposto, gli ho detto: come che voglio da te? E una nottata che parliamo insieme più di un'ora e mezza, perché lei ovviamente, leggendo la chat, si rendeva conto che non l'aveva scritto lei queste cose. È come se domani mattina uno prende il computer, lo accende e si trova un messaggio da avere chattato con Pinco Pallino. A sto punto ho compreso che questa ragazza, Claudia, che veramente mi rallegra il cuore a sentirla che ha capito, perché sta ragazza è una ragazza che studia, credo, ingegneria. Tutta la famiglia è una famiglia abbastanza, se così possiamo dire, tecnologica, che crede nella scienza. E alla fine gli ho detto: guarda, sei stata tu, viene dal tuo profilo tutto questo. E poi gli ho detto pure: ma tu soffri pure di emicrania? In modo particolare la parte sinistra. Mi ha detto: sì, ma lei come fa a saperlo? Ho detto: io lo so, perché so questi disgraziati maledetti da Dio quante anime turbano. Infatti c'è Luke 66 che dice: manderò una mia schiera di impossessarmi nuovamente del corpo di Claudio. Ma quando mai, scimunito? C'è il Signore che la sta guardando. Non fai paura a nessuno, sei stato svergognato. Il Signore stesso ha permesso che Claudia venisse qui a testimoniare. Questa è la dimostrazione di tutte le cose che state facendo e come state tormentando le anime. Grazie a Dio, non ho parole per ringraziare il Signore. Ora non si faccia... Non mi sento bene. Chi? Claudia Marino. Ora faremo una preghiera. Immediatamente faremo una preghiera per Claudia. Benedetto sia il tuo nome, Signore. Santo tu sei, Padre. Signore Dio, Padre nostro che sei nei cieli, Dio d'amore, veniamo a te nel nome glorioso del tuo figliuolo Cristo Gesù, nostro Signore, capo, vero Dio e vero uomo, benedetto in eterno, Signore. Stendi la tua mano di grazia ancora su Claudia, Signore. Proteggila, Signore. Distruggi questi Lucas che la vogliono attaccare. Noi li rimandiamo via nell'abisso nel nome del Signore Cristo Gesù, per quel sangue prezioso, Signore. Padre Santo, guarda questa ragazza, proteggila, Signore.
Signore. Guarda la sua mente, Signore, affinché possa essere ripiena del tuo Santo Spirito e possa rigettare queste forze della malvagità. Non hanno alcuna forza sui tuoi figli, Signore. Tu l'hai già liberata, Signore. Tu hai già parlato al suo cuore. Tu gli hai dato discernimento e intendimento per comprendere come agiscono questi maledetti da Dio, queste entità, questi Lux, questi rettiliani, che scempio stanno facendo sulle anime, su questa terra, Signore. Salva i tuoi figli, Signore. Libera Claudia, Signore, Dio d'amore. Avvolgilo col tuo Santo Spirito, Signore, e brucia nelle fiamme dell'inferno questi maledetti da Dio che stanno distruggendo l'umanità. Padre Santo, siamo certi che alla croce tutto è compiuto, Signore, ed è compiuta anche la pace e la gioia nel cuore di questa ragazza, Signore. Padre Santo, l'anima mia ti ringrazia, Signore, perché la guerra si è fatta grande, ma la vittoria è più grande ancora di questa guerra. Questi maledetti da Dio sono stati già sconfitti alla croce, Signore. Guarda questa ragazza, abbracciala, Signore. Manda le tue schiere di angeli nella casa di Claudio in questo momento, via nell'abisso, nel nome del Signore Cristo Gesù. Padre Santo, manda i tuoi angeli, i tuoi arcangeli, le tue schiere a distruggere questi maledetti da Dio, cominciando a questa entità che si fa chiamare Marchese, via nell'abisso nel nome del Signore Cristo Gesù. Claudia, stai tranquilla perché il Signore è dalla nostra parte, via nell'abisso nel nome del Signore Cristo Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Gloria a Gesù, gloria a Dio. Vedete la reazione di questi maledetti da Dio? Lo vedete? Ma pensate che è fantascienza questa qua? Che pensate voi altri? Non avete capito che battaglia che c'è? Guardate, questa è la realtà, fratelli cari. Claudia, caccia, dice aiuto. Via nell'abisso. Claudia, rigettali nel nome del Signore Cristo Gesù. Per quel sangue prezioso tu hai testimoniato alla faccia di questi fedenti. Gloria a Dio. E Claudia, vatti a bere un bicchiere d'acqua. E stai tranquilla che il Signore ha mandato le sue schiere nella tua casa. Gli stanno criptando la tastiera, ma non potete che criptare la tastiera, ma voi non potete criptare le menti dei figli di Cristo. Gloria a Dio. Perché lo Spirito del Signore Cristo Gesù è ed vive in Claudia. Si fortificherà e manderà i suoi angeli, li terrà lontani. Le ha già mandati. Perché lei ha avuto il coraggio di venire a parlare. A testimoniare. Gloria a Gesù. Chi attacca i figli di Dio, voi vi scaricate sempre di più, perché il Signore ha mandato i suoi angeli per proteggere Claudia, e Claudia ha capito e vi rigetta nel nome del Signore Cristo Gesù. Voi avete perso le anime che appartengono a Dio, non potete toccarle temporaneamente, ci date fastidio, avete già perso. Claudia, Cacciali via, Claudia, rigettali nella mente, quel nome potente, anche se non puoi parlare, rigettali nella mente, sì, rigettali. Prendi un foglio di carta e scrivi di tuo pugno: io vi rigetto via nell'abisso nel nome del Signore Cristo Gesù. Questa è la dimostrazione di quello che fa il Signore, perché ha permesso il Signore che questa chat fosse pubblica e che tutti vedessero questa realtà. E non penso che sia gloria a Dio. Fantasia o scherzi, perché questi non scherzano. Claudia, scrivi con la tastiera: io vi rigetto nel nome del Signore Cristo Gesù, vero Dio e vero uomo. Scrivilo qui nella chat: nel nome del Signore Cristo Gesù. Dice Claudia: non può opporsi. Non può opporsi? Si è già opposta, ma... perché il Signore gliela... Claudia non c'è più. Non c'è più, evidentemente sono usciti i Lux, se ne sono andati. Sono andati. Ecco, gloria a Dio, gloria a Gesù. È una battaglia. Sono venuti in flotta, sì, sono solo di loro. Lasciali perdere, perché hanno già perso. Sì. Hanno già perso. Evidentemente il Signore gli ha tolto pure la connessione. Basta. Sono sconfitti. Sì. Il fatto che sia riuscita a dirlo e a testimoniare pubblicamente, li ha svergognati, per far capire a voi tutti che mi perseguitate, che fate le battute deficienti, per far capire
la potenza di questi maledetti da Dio, ma di fronte ai figli di Dio, di fronte all'intervento dello Spirito di Dio, io devo cercare nel sito la conversazione con questa. La devo cercare per pubblicarla, magari su YouTube, no, perché dovrei ripubblicare un'altra volta il video. Dovrei togliere quel video e ripubblicarlo per trovarlo nei primi posti. Questa è una realtà. Vi rendete conto di questo? Questi spiriti immondi, quello che stanno facendo, il Signore ha mandato... Claudia, rigettali. Non avere paura di questo. Gloria questo a Dio. Nulla misto al nulla. Nel nome del Signore Cristo Gesù hanno già perso. Gloria già a Dio. Con la tua testimonianza. Claudia, renditi conto, il fatto che tu hai testimoniato di loro significa che tu sei più forte di loro, che il Signore ha mandato i suoi angeli a proteggerti e che continuerà a mandarli per proteggere te e tutta la casa tua. Se dovesse capitare qualche problema, mandami un messaggio in privato su Facebook ed io ti risponderò e pregheremo anche insieme per telefono. Questa è una battaglia spirituale. Queste sono le vittorie, fratello. No. Fratello caro. Sono già state sconfitte, sono in nulla. Gloria a Dio. Scrive Claudia, ma gli criptano la tastiera. Ah, gli stanno criptando, hanno criptato la tastiera. E vabbè, perché infatti, Marchese già incomincia a voler comprare. Claudia si salva solo con i look. Sì, Scimonito. Perché Scimonito a fianco all'esercito del Signore, con lei c'è lo spirito del Signore. Gli hanno criptato, le hanno criptato la tastiera. Infatti, gloria a Dio, Claudia, che sei e dice: oddio, che ho scritto, non ti preoccupare. Gloria a Dio. Ha scritto questo, sì, vuol dire che si è sbloccata la tastiera. Sì, il Signore è intervenuto con i suoi angeli. Gloria a Gesù. Claudio, non ti preoccupare. Non stare con loro, stai con noi, gli dicono. Lo vedi? Perché gli sta tremando a questi maledetti da Dio. Non hanno nessuna autorità, Claudio. E ve lo dico a tutti voi, non hanno nessuna autorità. Autorità su di lei. Gloria a Gesù. Dice lei, è ricominciato. E Claudia, il discorso che ti dicono stai con noi significa che gli sei sfuggito dalle mani, che hai la possibilità di non stare con loro e non avere paura. Non avere paura. Non avere paura, non avere paura. Gloria a Dio. Ricetta ogni spirito immondo nel nome del Signore Cristo. Ascolta, Claudia, hai già vinto. Hai visto per caso l'atto di rigetto che è sul mio sito? Se tu cerchi nel mio sito, io ho un sito che si chiama sanadottrina.it di Eliseo Bonanno, e clicchi, e questo lo sto dicendo a tutti voi che state ascoltando questo video, c'è l'atto di rigetto. Adesso che l'ha visto Claudia Marino. L'ha visto Claudia? Sì, scrive, sì. Gloria a Dio. E allora quest'atto di rigetto ve lo consiglio a tutti voi che avete assistito a questa battaglia spirituale, di cercare l'atto di rigetto intitolato Sintesi dell'atto di rigetto sul mio dice sito. Che ha paura, non avere paura, non avere paura, non avere paura, perché tu hai già vinto. Il fatto che si è sbloccata la tastiera, ora puoi scrivere, perché questi fedenti non hanno autorità su di te. Ha voglia che abbaiano, cacciali via nell'abisso. Ora tu lo hai già fatto questo, gloria a Dio. Io lo dico a tutti gli altri: cercate la sintesi dell'atto di rigetto sul mio sito, non fate copia e incolla, ma leggetela prima di tutto, leggetela attentamente. Se approvate le parole scritte da me, prendete un foglio di carta e una penna, copiatela o magari aggiungete parole vostre che rigettano ogni forza della malvagità. Dopodiché che l'avete scritta di vostro pugno, prendete questo foglio di carta e lo leggete ad alta voce nelle vostre case, rigettandoli e cacciandoli via nell'abisso nel nome del Signore Cristo Gesù. Mettete questo foglio scritto sul vostro comodino, fatene altre copie, affiggetele al muro in quadretti affinché questi fedenti sappiano che voi appartenete a Dio. Sappiate che l'angelo distruttore per la Pasqua, quando uscirono dall'Egitto, bisognava segnare lo stipite della porta della casa degli israeliti col sangue dell'agnello.
E come fare questo? Rigettare questi maledetti da Dio. Avete visto quello che riescono a fare? L'avete visto in diretta questo qua? Salvatevi da questa perversa generazione. Cercate Dio. Il Signore è qui in spirito e verità e vuole scamparvi dalle fauci del maligno e di questi maledetti da Dio che tormentano le persone. Questi vengono per possedere, fratelli cari, le anime. Il Signore è venuto per liberare. Claudia, non interagire con loro, non chiedere. Non interagire. Cacciali via. Cacciali via. Cacciali via, non scrivere, non interagire. No, loro no. Vengono, sono astuti, ma tu hai già vinto. Gloria a Dio. Per sangue prezioso. Scusami, Claudia. Devi fare questo, tu devi prendere, visto che hai fatto già l'atto di rigetto, non so se l'hai copiato di tuo pugno, ma se l'hai copiato... Marcello Savi, che Dio ti giudi, no, stavo parlando con questi, adesso stato... Sì, ora sono stato... Sì, gli è partito... Sì. Ma è perché sono in fibrillazione. E sono in fibrillazione perché avete paura, perché avete perso. E tu, Claudia, non aver paura. Claudia, non avere paura. Riprendi un'altra volta quest'atto di rigetto, non so se tu l'hai scritto, se ce l'hai sul comodino, ce l'hai a portata di mano, devi prendere quello sintesi dell'atto di rigetto, lo prendi dal mio sito, non fare copia e incolla, leggilo e trascrivilo in un foglio di carta, bello a stampatello, ben leggibile, dopodiché leggilo ad alta voce. E gridagli in faccia a questi fetenti maledetti da Dio che tu rigetti tutte queste entità. Rigetti Satana, rigetti le egregore, rigetti Lux, rigetti ogni spirito del mondo, rigetti questo Lux che si presenta con 666, via, perché sei in nulla, mescolato con nulla, vattene via nel nome del Signore Cristo Gesù. Noi apparteniamo a Cristo. Cristo ci ha riscattato col sangue suo sulla croce e voi non avete nessuna autorità su tutti i figli di Dio. Venite, turbate le anime, ma alla fine avete perso perché Cristo Gesù sulla croce ha compiuto tutto. Tutto è compiuto. La vostra condanna è già compiuta. Adesso c'è l'esecuzione in questo tempo-spazio. Perciò tutti voi che avete ascoltato, che avete visto questo in diretta, sappiate che adesso sapete quello che dovete fare. Se non lo fate, sarà responsabilità vostra che non contrastate Satana e le sue schiere. Questa ragazza, Claudia, addirittura Claudia non è vostra. Voi non avete proprio. Ma quando mai? Ma questa ragazza addirittura me l'avevano offerta, sta ragazza. Questi maledetti da Dio. Sa ragazza, appartiene al Signore, perché il Signore l'ha tirata fuori, gli ha permesso di intervenire qua per svergognare questi maledetti da Dio. Non interagire e scacciare. Claudia, non rispondere, non rispondere nulla, cerca il Signore, rifai quest'atto di rigetto. Vorrei sapere, Claudia, l'hai scritto su un foglio? Se ce l'hai scritto in un foglio, prendilo e leggilo anche a bassa voce. Gloria a Dio. Comunque. Sì, sono interagiscono. Lux, sei, io ho finito. No, sei finito. Sei finito, non hai finito. Dacci ciò che è nostro, non sono che vostri figli di Dio, che non sono vostri. Che vediamo noi altri? Vediamo le bastonate. Noi vediamo le legnate in testa nel nome del Signore sono Cristo Gesù. Tutti con me. Chi sono con te? Quelle che si fanno il bidet, chi sono con te? Scimunito, a chi vuoi far paura? Avete visto che siete stati sconfitti? Avete visto che funziona? Se ne stanno uscendo. Se ne stanno uscendo tutte perché sono sconfitti. Gloria a Dio. Alleluia. Voi che state vedendo questo video, non lo so quanti di voi stanno venendo a saviamente comprendendo che significano queste battaglie. Non l'avete ancora capito? Cercate il Signore, salvatevi da questa perversa generazione. Io sono stato mandato dal Signore a dirvi questo, non soltanto io, ma pure il mio fratello Claudio e gli altri fratelli. Siamo impegnati in un combattimento spirituale, ma dovete combattere voi. Il Signore vuole dare le armi per combattere. E sta ragazza ha detto, io dopo quello che era avvenuto ho capito. Vi sembra poco tutto questo?
Addirittura questi maledetti da Dio hanno cancellato pure molte, molte commenti del video precedente. Se vi lo volete salvare, tutta sta chat di commenti, copiatela, fatevi un copia e incolla e fatevi una cartella per capire quello che sta succedendo. Perché ancora la situazione peggiorerà, perché questi maledetti da Dio se la stanno facendo sotto, sanno che hanno poco tempo e vogliono ingannare. Fratelli cari, io un abbraccio a voi tutti, a Claudia in modo particolare. Claudia, se tu vuoi mandami il tuo numero di telefono e ti chiameremo noi, così pregheremo ancora per te e insieme a te. Il Signore ci benedica e come vi dico sempre, alla prossima, se una prossima ci sarà e non viene il Signore prima. Pace del Signore a voi tutti, nel nome glorioso del nostro Signore e Salvatore, Cristo Gesù, vero Dio e vero uomo, benedetto in eterno. Alleluia.